incendio in alloggio di Paggio, un incendio in alloggio di Paggio. Forza coi tempi, forza. Durante il tirocinio navale, il compito degli istruttori si fa più delicato e impegnativo. Si tratta di seguire, analizzare e valutare il comportamento di ogni membro dell'equipaggio e la sua capacità di operare all'interno di ogni singolo team. In funzione dell'esito di tale analisi e degli errori individuati, l'equipaggio è posto nella condizione di correggere il proprio comportamento negli eventi successivi. Vai a riferire che cosa hai visto prendere fuoco qua! Chiedere l'occhio di Paggio! E ti conferma che hanno ricevuto, soprattutto per il ruolo che ha. È un processo continuo di azione, errore, analisi e correzione. Dalla valutazione finale conseguita dalla nave dipende la possibilità o meno che essa sia assegnata a missioni reali. Pronto al combattimento è la qualifica finale che l'equipaggio nel suo insieme acquisisce se ha superato le valutazioni minime richieste in ogni settore. Al termine, la nave e l'aeromobile potranno assolvere le missioni per cui sono stati progettati. L'addestramento all'impiego di tutti i sistemi, comprese le armi, è una delle tappe fondamentali di un programma di durata media di 2 mesi con almeno 16 uscite in mare. Allora, siamo pronti per effettuare il boarding sul mercantile sospetto di trasporto armi. Tutti i documenti sono in plancia? Sono stati fatti accentrare i documenti? Tutti i documenti sono in plancia, sì, affermativo. Il controllo effettuato a bordo dei mercantili sospetti è una delle attività più frequenti assegnate alle unità navali della Marina Militare. Per la simulazione durante i tirocini si utilizzano spesso unità ausiliarie della Marina Militare stessa. Le azioni da compiere devono essere accuratamente provate e sperimentate. Non si ha mai la certezza del pericolo a cui si va incontro. Nessuna informazione può essere tralasciata e ogni componente della squadra operativa, compreso l'equipaggio di volo, deve conoscere esattamente il proprio compito ed essere pronto ad agire in ogni momento dell'operazione, da quando ci si avvicina al mercantile sospetto a quando lo si abbandona dopo l'ispezione. E allora si fanno il check dei vari apparati. Rilevato, primo abbassamento, temperatura. Ok, stiamo andando bene. Va bene. Il locale incidentato è disalimentato, compreso quelli adiacenti e anche quello dei ponti superiori. Va benissimo, ok, tutto chiaro. In media, ogni anno Maricentad svolge almeno 6 tirocini navali completi, al termine dei quali, se superati positivamente, gli equipaggi conquistano, come si diceva, la qualifica di pronto al combattimento. Al di là delle specifiche applicazioni, ciò significa che in qualsiasi momento della missione, in porto o in mare, gli uomini sanno affrontare ogni evento improvviso e imprevisto con quella prontezza che solo un team affiatato e addestrato può garantire. Per questo, il campo delle esercitazioni sviluppate abbraccia anche attività basiche e ormai collaudate più di altre, come il rimorchio di un'altra nave o il passaggio di posta o di personale tramite seggiovia. L'aggiornamento professionale degli istruttori è continuo e oltre che a Maricentad avviene anche attraverso corsi presso ditte civili nazionali e all'estero presso centri di addestramento di marine alleate. D'altra parte, Maricentad svolge corsi a favore di personale straniero in una logica di scambi addestrativi e di confronto che non possono che migliorare il livello di interoperabilità dell'addestramento navale. A tutti da Maricentad, siamo entrati in un banco di nebbia, visibilità zero, oscurare la plancia. Nessun aspetto della navigazione è trascurato, primo fra tutti la condotta dell'unità dalla plancia anche con condizioni meteorologiche avverse. 5-5 via, 1-5-5 via. Un cable all'accostata. Rotta consigliata, 0-4-0 pro ora. 46 metri. Incendio in plancia! Forza con gli estintori, ok! Basta, tiralo su, tiralo su! Incendio non si spegne! Abbandonare la plancia! Ma
abbandonare la plancia, abbandonare la plancia, la via di fuga è aletta sinistra, al mare plancia alternativa. L'imperativo categorico è quello di assicurare l'affidabilità dell'equipaggio nel coordinarsi e lavorare in sicurezza, nel reagire al pericolo e nel risolvere ogni problema. In definitiva, si stimola e si valuta la prontezza di reazione collettiva in rapporto alla capacità individuale di mantenere il controllo di sé e di non intralciare il lavoro altrui. Quella demoniera è presidiata, la demoniera è presidiata! Fondi intelligence riportano avvistamento nella base aerea di Grottaglie. L'emergenza dovuta ad allarme d'attacco aereo è uno degli eventi più pericolosi da fronteggiare, perché i danni potrebbero coinvolgere la nave nel suo insieme. All'equipaggio è richiesto di agire con la massima tempestività possibile, tutti, dalla plancia al personale di macchina sotto coperta. Qualche isteresi nel togliere il consenso di fuoco all'impianto, poteva essere fatto subito. In ogni caso, la preparazione è ancora lacunosa. Allora, facciamo un sub della giornata di oggi, cosa è successo? Stamattina un gas è stato attaccato da un... A fine giornata ogni istruttore fa il punto della situazione e stabilisce se quella specifica attività addestrativa dovrà essere ripetuta e con quali varianti di difficoltà. L'interlocutore non è più un singolo individuo, ma un insieme di uomini e il comportamento da correggere è quello collettivo dell'equipaggio. Mayday, 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 King 3-5, emergenza in cattedrale ausiliare, 3 miglia, dritta dell'unità. Emergenza aerea, emergenza aerea. Il tirocinio navale impegna l'equipaggio per circa 2 mesi, a conclusione dei quali il risultato raggiunto non può che essere il massimo livello di operatività. La verifica avviene durante una prova finale particolarmente complessa che garantisce l'affiatamento e l'affidabilità di quell'equipaggio su quella nave. E ora prepariamoci ad affrontare l'evento più drammatico a cui può andare incontro una nave in missione, l'attacco missilistico. Il decimo livello.
I fumi hanno invaso tutto il decimo livello, ripeto, tutto il decimo livello invaso da fumi. Evacuare la zona! Evacuare la zona! 5! I mesi impiegati ad addestrarsi trascorrono velocemente. La scansione ferrea delle attività, l'impegno e la concentrazione richiesti per il raggiungimento di obiettivi comuni, la soddisfazione di vedere un insieme di uomini ben addestrati individualmente amalgamarsi in equipaggio e trasformarsi in un team in grado di condurre al meglio un mezzo aeronavale, tutto questo fa sì che Maricentat, tappa decisiva ma non finale di una formazione lunga e laboriosa, rappresenti la garanzia professionale di una scelta di vita da trascorrere per la maggior parte sui mari di tutto il mondo, sulle navi della Marina Militare, al servizio della nazione e della sua collettività.